Chi corrompe o si fa corrompere è un traditore della patria. Il ministro della giustizia Orlando usa toni accorati nel suo intervento in Senato per sollecitare l'approvazione del disegno di legge anticorruzione. Se continuiamo con polemiche di carattere pretestuoso, se continua la logica del più uno, se continua la logica di smarcarsi rispetto al singolo punto sul quale non si è d'accordo, trasmettiamo un messaggio implicito all'opinione pubblica, che diciamo che si tratta di un'emergenza di carattere nazionale, ma poi si preferisce in fondo provare a lucrare qualche voto piuttosto che affrontare e realizzare questa emergenza di carattere nazionale. Il richiamo di Orlando alla fine risulta quasi superfluo. In aula, a Palazzo Madama, la maggioranza viaggia compatta. I primi due articoli vengono votati anche dai centristi di Area Popolare senza distinguo. Per prevenire sorprese, i senatori democratici erano stati comunque convocati con tempestivo messaggio ad essere presenti in aula. Così le critiche arrivano puntuali dall'opposizione, che però boccia il testo con motivazioni diverse. Troppo giustizialista, attacca Forza Italia. Linea condivisa dal senatore Di Gal Barani che, dopo l'emendamento per la fucilazione pubblica ma non mortale dei corrotti, torna alla carica minacciando di prendere a schiaffoni, metaforici, chi difende un provvedimento che aumenta del 50% la pena, compreso il presidente del Senato colpevole di averlo richiamato. Anche se sono metaforici. Penso. I ceffoni sono, io credo anche i suoi genitori che gli davano dei ceffoni e forse se gliene davano di più l'avrebbero educato meglio. Grazie. Prego. Prima di passare la parola per l'intervento successivo, Grasso rimane senza fiato per quasi 10 secondi. Barani proverà a scusarsi, negando in parte la frase. A Grasso si rivolge anche il Movimento 5 Stelle per il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Dovrebbe ritirare la firma dalla legge da lui presentata ad inizio legislatura. Il testo originale per i 5 Stelle è stato stravolto e svuotato in commissione. Un buon provvedimento invece per il capogruppo del nuovo centrodestra Schifani. Ci siamo impegnati con serenità e senso di responsabilità, allontana i dubbi. La discussione riprende martedì, mercoledì dalle 18, le votazioni finali.